Buongiorno, in questo video vi parlerò di due altri libri tra quelli che si possono trovare nel calendario previsto delle letture del gruppo Hispanica Classicos. Sono questi due che vado a presentarvi ora. Dunque. Sono Il cappello a tre punte di Pedro Antonio d'Alarcón, con edizione recente, come vedete. E ricordo di nuovo che tutti questi testi li potete trovare gratuitamente in spagnolo in questo sito, Cervantes Virtual. Quindi prima parleremo di Alarcón, Il cappello a tre punte, e dopo di Donna Berta, un romanzo breve o una novella un po' lunga, se vogliamo, forse più una novella che un romanzo, a dire il vero, di Leopoldo Alas, chiamato Clarín. Il nostro Pedro Antonio d'Alarcón è uno dei primi realisti spagnoli, è vissuto dal 1833 al 1891, il suo primo romanzo è del 54, per cui tenendo conto che il realismo arriva in Spagna in ritardo, appena negli anni 70 dell'Ottocento, lo possiamo considerare come una sorta di antesignano del realismo, dato che è appunto il primo romanzo del 54. Inoltre, il suo vero romanzo realista, che è per appunto Il cappello a tre punte, il primo di una lunga produzione, è il primo tra quelli di tutti gli altri autori, cioè a partire giusto dal 74 si iniziano a pubblicare romanzi seguendo quella moda importata dalla Francia, nella Spagna dell'Ottocento, dello scrivere un po' allo stesso modo in cui facevano già Cervantes e la Picaresca. Perché la cosa curiosa è che questi autori imitano sì il modo di scrivere dei francesi, ma consapevoli che già nella tradizione spagnola c'erano dei maestri di questo modo di raccontare le storie. Alarcón è un personaggio, come dire, contraddittorio per molti versi, perché pur scrivendo con le tecniche realiste rifiuta il realismo, come vedrete leggendo Il cappello a tre punte, e in qualche modo si dichiara implicitamente romantico. Le tematiche dei suoi romanzi fanno pensare per l'appunto al romanticismo, tant'è che qualche critico l'ha definito un romantico in ritardo. È stato un personaggio contraddittorio anche per il fatto che ha avuto una gioventù da rivoluzionario, ha partecipato persino a qualche rivolta popolare, e una età adulta, per così dire, conservatrice. Da rappresentante dello establishment, un politico che ha fatto anche carriera e che quindi in qualche modo si è pentito di questi eccessi di gioventù quando faceva il bohemien scapestrato per le strade della sua Granada. È stato un giornalista, oltre che romanziere, e un grande viaggiatore. Frutto di questi suoi viaggi ci sono due libri, uno dei quali riguarda l'Italia, si intitola Da Madrid a Ita Da Madrid in Italia, diciamo così, in cui tra l'altro parla anche di Torino, brevemente. E poi c'è un diario di un testimone della guerra d'Africa, che sono sostanzialmente la raccolta degli articoli che lui ha scritto mentre faceva l'inviato di guerra in questo tentativo di invasione del Marocco e della Spagna negli anni 50 dell'Ottocento. E quindi un autore
la cui produzione è molto legata ai fatti della realtà, alle storie già sentite, magari come succede con il cappello a tre punte, oppure ai fatti realmente accaduti. Lui stesso dice di se stesso, ha scritto anche un libro sui suoi libri, dice di se stesso di non avere una grande fantasia, di avere bisogno dell'attaccamento alla realtà per poter concepire le proprie storie. Quello che ha invece è uno stile ben definito, uno stile dal linguaggio asciutto, frasi brevi, veloci, spumeggianti potremmo dire, piene di umorismo, che in qualche modo costruisce delle storie molto ben ordinate, con un equilibrio perfetto tra le parti, come potrete notare leggendo Il cappello a tre punte. Il romanzo, per l'appunto, Il cappello a tre punte, ha ispirato anche un balletto di Manuel de Falla, abbastanza conosciuto, anzi probabilmente più conosciuto il balletto che non il romanzo di Pedro Antonio dell'Arcón, ed è un racconto, un romanzo che si ispira molto al folklore, tant'è che viene presentato sostanzialmente come una storia che viene raccontata al narratore da un pastore, ma prende anche molto dal teatro, come potremmo vedere anche in questi, dall'organizzazione del racconto, questi capitoli molto brevi che cambiano man mano che arriva un nuovo personaggio, cioè se ne va un personaggio, cambia capitolo. Arriva un personaggio nuovo, cambia capitolo. Quindi, in questo senso, sembra quasi un po' tratto dal teatro, no? Si cambia scena a seconda di chi sta sul palcoscenico. Così come anche alcune tematiche della storia possono far pensare al dramma, alla tragicommedia del secolo d'oro spagnolo. Uno dei temi fondamentali di questo romanzo è essenza-apparenza, il contrasto tra essenza e apparenza, e quello è tipico del secolo d'oro, come sappiamo, oppure la tematica dell'onore, anche questa l'abbiamo già ritrovata in Calderón e la ritroviamo adesso, no? È la storia di una mugnaia che va contro il topico, che la vuole disonesta. Nella tradizione le mugnaie erano donne facili, la tradizione folcloristica, ma anche letteraria colta. E invece questa è una mugnaia che non accetta le avance del potente di turno, il corregidor, e anzi dichiara tutta la sua fedeltà per suo marito, lo zio Lucas. Brutto come la morte, ma pure lei innamorata del suo brutto Lucas. Non vi racconto altro della storia, adesso leggeremo un pezzo. Vi dico, vabbè, leggiamo il pezzo e poi eventualmente facciamo ancora due considerazioni su altri aspetti. Allora, qui parlano due personaggi anonimi, beh, in realtà non sono anonimi. Lei ha un nome, però due personaggi che non ricompariranno più, facendo una valutazione personale in dialogo fra di loro del corregidore e del suo rapporto con Sora Fraschita. Ovunque passavano l'illustre personaggio e la sua appendice, i contadini sospendevano le loro fatiche e si sberrettavano fino a terra, con più timore che rispetto. Dopodiché dicevano l'un l'altro a bassa voce: «Va per tempo oggi il signor Corregidor a far visita alla sora Fraschita?» «Per tempo è solo», aggiungeva qualcuno abituato a vederlo compiere sempre quella passeggiata in compagnia di varie altre persone. «Senti un po', Manuel, perché il signor Corregidor oggi andrà solo a trovare la Navarrese?» domandò una contadina a suo marito che la portava in groppa alla sua cavalcatura.
rivolgendogli la domanda, gli fece il solletico per meglio accentuare le sue parole. «Non pensar male, Josefa», esclamò il buon uomo. «La sola fraschetta è incapace, non dico il contrario, ma il corregidor non è per questo meno capace d'essere innamorato di lei. Ho udito dire che di tutti quelli che vanno a far merenda al mulino, l'unico che abbia cattive intenzioni è questo madrilegno così attaccato alle gonnelle». «E che ne sai tu se è o non è attaccato alle gonnelle?» domandò a sua volta il marito. «Non lo dico per me, si sarebbe ben guardato, per corregidor che sia, di dirmi che ho gli occhi neri». Quella che parlava così era brutta in modo superlativo. E qui si può vedere questo umorismo del narratore, no? «Beh, guarda, figlia mia, lasciamo stare», replicò l'uomo chiamato Manuel. «Io non credo, zio Lucas, uomo da consentire a un caratterino, zio Lucas, quando si arrabbia. Ma dopo tutto si vede che gli conviene», aggiunse zia Josefa con una smorfia. «Zio Lucas è un uomo per bene», rispose il contadino. «E ad un uomo per bene certe cose non possono convenire. In questo caso hai ragione, lasciamo andare. Se io fossi la sola fraschita...» «Arri l'asina!» gridò il marito per cambiare discorso, e l'asina partì al trotto, così che non si poté udire il resto del dialogo. Dunque, qui vedete appunto il tono umoristico del racconto e questo curioso uso dei due personaggi quasi anonimi, che non ricompariranno, come fosse un coro della tragedia greca, e cioè servono a sottolineare alcuni aspetti della trama principale. E questa è una delle caratteristiche dei romanzi di Pedro Antonio d'Alarcón. Altri temi che vengono trattati nel Cappello a tre punte sono per l'appunto il nazionalismo oppure il conflitto tra individuo e potere. Insomma, secondo me potrete godere della lettura di questo testo breve, perché per l'appunto è divertente ed è anche uno spaccato della Spagna dell'epoca, nel senso che si ritrova la descrizione di certe abitudini sociali del periodo, non per nulla rientra in un grande filone chiamato costumbrismo, cioè quello dedicato a raccontare gli usi e i costumi di una determinata regione. Bene, questo è quanto vi volevo dire su Il Cappello a tre punte. Passiamo adesso a Donna Berta di Leopoldo Alas Clarín. Clarín ha avuto una vita relativamente breve, ha vissuto meno di 50 anni, la seconda metà dell'Ottocento sostanzialmente, ed è forse il romanziere di maggior livello del realismo spagnolo, del realismo e naturalismo spagnolo. Lui più che altro è naturalista. Insieme a Benito Pérez Galdós, dovremmo dire. Comunque, in Clarín troviamo già alcuni aspetti del trattamento del romanzo che lo rendono addirittura più moderno di Galdós. Per questo io vi ho voluto proporre la lettura di uno dei suoi racconti, perché proporre il suo capolavoro, che è La Presidentessa, mi sembrava un po' crudele, visto che è un tomazzo di 1.000 pagine e visto che è anche un pochino ripetitivo, potremmo dire, di quelle 1.000 pagine forse ne avanzano 200, 300, c'è chi dice 500. La presidentessa è una sorta di Madame Bovary alla spagnola, quindi è una lettura, secondo me, importante per capire la storia dell'Ottocento spagnolo, la vita nelle città di provincia nell'Ottocento spagnolo e per capire anche il rapporto tra cultura laica e cultura religiosa nella Spagna del periodo.
come dico, forse il romanzo per eccellenza dell'Ottocento. E quindi in misura minore Donna Berta, possiamo dire che rappresenta un condensato di questa presidentessa, benché tratti un altro argomento evidentemente, però voglio dire, si ritrovano in questo racconto breve molte delle caratteristiche che possiamo già vedere nella presidentessa. Clarín era un professore di giurisprudenza dell'Università di Oviedo, era un intellettuale di grande cultura e raffinatezza, un critico letterario spietato, molto temuto. I suoi articoli sui giornali e le riviste del periodo potevano costruire o distruggere definitivamente le carriere letterarie degli scrittori, ed era anche molto considerato come guida letteraria e intellettuale da parte dei giovani della generazione del 98, per esempio. Si rivolgevano molto a lui perché veniva considerato come una sorta di nume tutelare, no? Era un progressista anticlericale e era convinto della necessità di rigenerare la Spagna sulla base di una nuova moralità, combatteva contro la corruzione esistente nel periodo e soprattutto combatteva il predominio della Chiesa in tutti gli ambiti della società spagnola dell'Ottocento. E come dicevo, è il massimo rappresentante del naturalismo, quindi Zola è una sorta di assoluta guida per lui, ma più che Zola forse Flaubert, perché la presidentessa, per esempio, come dicevo, è una sorta di riscrittura di Madame Bovary in spagnolo. È un po' riduttivo dirlo così perché c'è anche molto del Chisciotte in La Presidentessa, cioè questo personaggio che vive di ideali, che quindi è incapace di rapportarsi al mondo così come è fatto e lo rilegge secondo le sue categorie mentali, le sue strutture ideologiche predefinite. Insisto in questo perché vedremo che è esattamente la stessa cosa che succede in Donna Berta. Nella sua traiettoria, Clarín passa da questo naturalismo che quindi spiega il mondo attraverso l'appiglio alla scienza, ai concetti scientifici, il positivismo, il comportamento umano viene spiegato attraverso tutta una serie di determinismi e di influssi dell'ambiente, della società, dell'educazione, e quindi l'argomento centrale del romanzo è sostanzialmente il conflitto tra individuo e società, in che modo l'individuo si può liberare di questi determinismi oppure no, dicevo che evolve a partire da questo naturalismo verso un soggettivismo che cerca di indagare nell'intimità, nella personalità, nella psicologia dei personaggi, qualcosa che vedremo già per esempio in Donna Berta. E nelle sue opere troviamo alcune tecniche narrative che definiranno il romanzo moderno come il monologo interiore, lo stile in diretto libero, il tempo soggettivo, il sogno, l'importanza del sogno nella trama dei romanzi. Ha scritto due soli romanzi, La Presidentessa, che è del 1881, e il suo unico figlio, no, che dicono, La Presidentessa è del 1885, e il suo unico figlio che mi sembra ricordare che sia il 1892, 1892.
ma se è un grande romanziere è anche un grande novelliere, perché questi racconti che lui pubblica sono i migliori dell'Ottocento. Donna Berta, Pipà, Due Saggi, sono dei piccoli gioielli di romanzo breve o di novella un po' lunga, insomma, come può essere Donna Berta. In Donna Berta troviamo per l'appunto questa donna che vive ancora afferrata a principi di vita rigidi, a idee tradizionaliste e che vede come il suo mondo inizia a isolarsi sempre di più. Questa difesa delle idee tradizionaliste, quindi patria, fede, famiglia, la porta, come dicevo, a una sorta di isolamento, si ritrova senza l'amore della sua vita, senza suo figlio, però arriva un momento in cui questa donna troverà la via del riscatto grazie all'arte. E qui vediamo un po' quell'impulso rigenerazionista di cui parlavo prima, che muove un po' l'azione intellettuale di Clarin e che in un certo modo è quello che verrà a salvare il protagonista di questo racconto, Donna Berta. Quindi vi consiglio di leggerlo perché è veramente interessante. Arrivederci.